Life Social. Buonasera amici di Radio News 24, ben ritrovati su Live Social, come state? Io sono Francesco e ben ritrovati al programma più social che ci sia. Questo non lo dico solo per le nostre piattaforme Facebook, Instagram, YouTube in cui siamo lanciatissimi, ma anche perché con noi ci sono sempre tanti amici, tanti ospiti che ci raccontano un po' le loro passioni, le loro professioni, un po' i loro mondi se vogliamo. E allora oggi ho il piacere di presentarvi Antonia Monopoli. Benvenuta Antonia. Grazie, grazie mille. Come stai? Tutto bene? Bene, bene. Ottimo, allora benvenuta Antonia. Oggi sei qui per parlarci un po' della tua realtà molto importante. Parliamo dello Sportello Trans Milano, giusto? Sì, lo Sportello Trans Viala Milano nasce nel 2009 per una mancanza di offerta sul territorio milanese e quindi io mi sono rivolta a questa organizzazione che ha la Milano, nasce nel 2002 e si occupa, quando è nata l'organizzazione, si occupa di prevenzione sulle malattie di trasmissione sessuale e HIV. Poi negli anni ha sviluppato vari progetti. Nel 2009 arrivo io, chiedo se c'è la possibilità di creare uno spazio per offrire accoglienza, ascolto, orientamento, accompagnamento verso i servizi che sono situati all'interno di Ala Milano oppure che sono situati anche all'esterno di Ala, quindi sul territorio milanese, lombardo ma anche nazionale, anche perché io sono un attivista da 18 anni, quindi diciamo che sono molto conosciuta e riconosciuta come persona transgender da 26 anni che mi attivo per i diritti delle persone transgender. Quindi insomma diventi un vero e proprio punto di riferimento per tante persone ed è molto bello per me averti qui, anche perché davvero manca tanta cultura per quanto riguarda, e sensibilità anche per quanto riguarda questo tema. Quindi buon lavoro anzitutto, perché so che ce n'è veramente tanto da fare, e mi colpisce molto anche un po' l'evoluzione che ha avuto questo sportello, che negli anni 2000 giustamente cercava di fare prevenzione e cultura, perché forse se, non so se sei d'accordo, diventa quella la prima arma, no, per la prevenzione. Sì, esatto. Alla Milano dal 2002 si è occupata di prevenzione, io dal 2009 come peer educator in quanto trans, una volta a settimana usciamo in strada per contattare le transessuali che si prostituiscono per dare loro la possibilità anche di fare uno screening sulle malattie di trasmissione sessuale. Anzi, in questo periodo anche di pandemia, dove appunto le ragazze sono uscite, io ho cercato di somministrare i test salivari dell'HIV e le ragazze vedo che ogni qualvolta che usciamo in strada, che ci siamo noi sulla strada, loro comunque la risposta è positiva, quindi vogliono comunque fare il test salivare che appunto, cioè, vede l'osservanza è di 3 mesi indietro, quindi appunto la copertura è 3 mesi indietro. Poi nel caso le persone trans desiderano fare degli approfondimenti, gli accertamenti, noi svolgiamo anche degli accompagnamenti all'ospedale San Gerardo di Monza, dove noi abbiamo la collaborazione con un'equipe di infettivologi e cerchiamo anche di, come dire, di mettere in rete la persona che accompagniamo. Tra l'altro devo dire che lo Sportello Trans dal 2015 ha una rete di professionisti privati che hanno una convenzione, quindi, come dire, possono accedere le persone che vogliono iniziare questo percorso di transizione a costi accessibilissimi. Quindi abbiamo, non so, un avvocato, abbiamo un'endocrinologa, abbiamo 2 terapeuti, quindi diciamo che ho una buona equipe multidisciplinare che collaborano con me, che cerchiamo di accompagnare chi si sente del genere opposto. Quindi insomma un aiuto a 360 gradi, grazie a tanti professionisti diversi che collaborano, insomma deve essere una realtà molto, come si dice, completa. Mi fa molto piacere sentire questo, perché sì, davvero c'è
bisogno, credo, di supporto in questa fase, ed è bello anche l'apporto concreto che riuscite a fornire, appunto, non solo per quanto riguarda l'informazione, ma di supporto fisico in un certo senso. Devo dire che ahimè nel 2019 il servizio è stato sospeso per mancanza di fondi, di finanziamenti, e quindi io mi sono trovata per certi versi da sola, quasi a rimboccarmi le maniche, ma nello stesso momento non mi sono trovata da sola, perché molte persone, molte associazioni mi hanno teso la mano per cercare di offrire il servizio che, certo, appunto è che presente. Infatti appunto abbiamo poi riaperto a fine 2019 grazie anche a donazione cospicua di 15.000 euro da parte di un'azienda di moda. Adesso abbiamo un che è entrato poco tempo fa proprio un contributo della Chiesa Valdese, che grazie a Mamma Valdese di tanto in tanto ha anche finanziato. Però poi, come dire, lo sportello vive di donazioni. Okay. Donazioni da parte di professionisti, da parte anche dell'utenza e da parte di chi magari crede nel mio lavoro e quindi cerca di dare una donazione per dare una continuità al servizio. Perfetto, allora Antonio, io ti faccio un enorme in bocca al lupo. Il tempo che abbiamo a disposizione è quasi finito, però volevo chiederti una domanda. Volevo chiederti, dati vista, un po' come vedi la situazione nel 2021 per quanto riguarda la sensibilizzazione al tema dei trans? Allora, guarda, attualmente stiamo partecipando a una raccolta fondi per la legge Nanni contro omobi, lesbo, transfobia. È una legge regionale, quindi Regione Lombardia. Speriamo che comunque arriviamo all'obiettivo di tante firme per proporla alla regione in modo che poi si discuta e magari la approvino, anche perché diciamo che passi avanti se ne sono fatti, però siamo diciamo ancora che lontani. Siamo lontani perché le aggressioni sono ormai quotidiane. Esatto, non parliamo solo di quelle fisiche, ovviamente, parliamo che sono sicuramente quelle più gravi, ma anche di altre che possono assolutamente essere altrettanto violente. Concordo. Quindi, grazie mille. È stato veramente un piacere. Grazie, sono grazie io grande. A ringraziarti. Intanto non mi resta che dare i tuoi contatti agli amici che sono in ascolto, così se fossero interessati o avessero bisogno di una mano, sanno adesso chi contattare. La linea Amica Trans, potete chiamare al numero 377-707-9633. Siamo a Milano in via Pietro Boifava 60 all'interno A. Siamo anche ovviamente sui social, Sportello Trans Milano su Facebook, su Instagram Antonia Monopoli. Potete seguire anche le pagine web www.sportellotransmilano.it e il sito di Antonia, che è stata con noi, antoniamonopoli.it. Se avete poi altre domande, volete magari donare anche, volete magari approfondire questi temi, c'è un indirizzo email antonia.monopoli@gmail.com. Antonio, io ti ringrazio. Ma grazie a te, grazie a voi. Guarda, mi sono trovata a casa mia. Perfetto, beh, mi fa molto piacere. E un grazie anche ovviamente a voi, amici della Linus 24. Rimanete con noi, perché anche se Live Social si prende un momento di pausa, torna prestissimo a raccontarvi altre storie, altre interviste. Quindi a presto e rimanete con noi. Ciao. Live Social.